Tornare a crescere è l'imperativo per il nostro Paese. L'Italia, come ha detto il governatore Draghi, sarà salvata solo dagli italiani. Per salvarla bisogna far ripartire lo sviluppo. Per far ripartire lo sviluppo bisogna creare nuove opportunità per i giovani. Il vero dramma che abbiamo nel Paese è il problema della disoccupazione, della mancanza di lavoro per i giovani. Si tratta di una mancanza di lavoro che è proprio disoccupazione, si tratta dei giovani che non studiano e non lavorano, si tratta della fuga dei cervelli, cioè di coloro che se ne vanno dall'Italia. Se non affrontiamo questi tre nodi, cioè la disoccupazione giovanile, un'opportunità di studio, di lavoro per coloro che sono in una specie di limbo, la possibilità di attrarre in Italia giovani laureati, giovani talenti, sarà difficile far ripartire lo sviluppo. È su questi temi che questa sera ascolteremo l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, capogruppo alla Commissione Lavoro del Partito Democratico, che ha messo insieme un puzzle di proposte proprio per affrontare con decisione questo nodo, senza il quale sarà difficile rimontare la china, ma l'Italia ce la può fare. Come ha ricordato l'onorevole Bobba, a noi sta a cuore la questione dello sviluppo, dell'occupazione e dei giovani in particolare. Per quanto riguarda l'occupazione delle giovani generazioni, sappiamo che abbiamo toccato record negativi tra i 15 e i 24 anni, siamo quasi al 30%, cresce la disoccupazione in generale in Italia. Bisogna anche ricordare che a questi dati dovremmo sommare le ore di cassa integrazione, 3 miliardi di ore richieste dalle aziende dal 2008 ad oggi, vuol dire 400-500 mila lavoratori in cassa integrazione. Quindi noi dobbiamo incidere su questo punto. Per il momento il governo ha semplicemente tagliato per far quadrare i conti in modo indiscriminato. Noi siamo d'accordo sul fatto che i conti debbano quadrare, ma non siamo favorevoli al taglio lineare perché colpisce in modo, come si dice, indistinto. Come fanno gli altri paesi, bisognerebbe tagliare ad esempio la spesa corrente, ma incentivare ad esempio gli investimenti in qualità di prodotto, in innovazione. Per quanto riguarda i giovani, noi abbiamo in particolare un problema, quello del mercato del lavoro doppio, duale: il mercato delle persone più anziane con maggiore protezione, il mercato delle persone giovani che stentano a entrare nel lavoro con minori protezioni. Si tratterebbe, ad esempio, come propone il Partito Democratico, decidere che il lavoro stabile costa meno del lavoro flessibile. Quando un imprenditore decide di stabilizzare un giovane dovrebbe avere una dote, un sostegno, una possibilità di assunzione che sia anche conveniente da un punto di vista strutturale. La seconda questione che riguarda i giovani è l'incontro tra la formazione, la scuola e il lavoro. Noi purtroppo abbiamo una sconnessione fra queste due parti che dovrebbero essere legate fra di loro. Io credo che ci sia un problema di orientamento da parte delle famiglie, del sistema scolastico. Bisogna non solo guardare con maggiore attenzione alle lauree, ai diplomi che danno maggior possibilità di lavoro, penso alla rivalutazione dello studio tecnico, l'ingegnere, il ragioniere, il geometra, quelli che possono da un certo punto di vista essere immediatamente impiegabili nell'ambito anche dell'attività manifatturiera. Penso anche che per aiutare i giovani nell'orientamento noi avremmo bisogno di avere periodi di alternanza scuola-lavoro, perché nella scuola superiore, nell'università, non si utilizzano gli stage, i tirocini, non per avere manodopera gratuita giovane nelle aziende, ma per formare questi giovani. Io ho presentato, tra le tante, una proposta di legge, ad esempio, che riconosce anche allo stage e alla formazione un minimo di compenso, come si fa in Francia, 400 euro mensili. A questi giovani si dà un riconoscimento, al tempo stesso gli si offre la possibilità di avere una formazione direttamente a contatto con il mondo del lavoro.
In terzo luogo c'è un problema pensionistico per le giovani generazioni. La proposta del Partito Democratico, ad esempio, è quella di rendere tutti i versamenti di contributi previdenziali utili per formare una pensione. Anche un solo giorno di lavoro normale retribuito con i contributi dovrebbe diventare pensione, non come succede oggi, che fino a 3 anni, se si cambia diciamo il fondo pensionistico, quelle risorse vengono perse. Quindi noi abbiamo a cuore il problema e sappiamo che la questione dell'occupazione si può risolvere esclusivamente ad una condizione, che vengano impiegate delle risorse per aiutare lo sviluppo di questo Paese.